Fino al 2009-2010 continuavo ad andare in giro per il mondo con il mio vecchio lavoro. Ogni volta che venivo qui a Venezia cercavo un posto dove andare e dunque decido di aprire questo posto senza sapere assolutamente nulla della ristorazione e così è nato. Venezia sono 1600 anni di storia, sono migliaia, milioni di persone che sono passate di qui su questo sogno di pietra sull'acqua. All'ospite dobbiamo dare anche un qualcosa che possa nutrirlo e lì è il compito del ristoratore cercare prodotti del territorio, della nostra laguna, delle nostre terre. Il vino è sempre stato una parte importantissima nella vita della città e il bere con gioia, un vino leggero che ti dia voglia di continuare a comunicare con i tuoi ospiti, con i tuoi amici. E l'ospite che arriva dal mondo ci domanda un prosecco. Il prosecco è il vino frizzante che più sembra rappresentare l'immagine della città nel mondo. La pesca delle seppie è stata sempre una delle cose più popolari, più semplici da farsi qui a Venezia, perché le vedi nei canali di notte, le tiri su con una retina, è pieno. Beh, le abbiamo solo prese, scottate un attimo e poi le abbiamo unite con una strisciolina di prezzemolo, una strisciolina di garum di seppia e una strisciolina di una marmellata di limone. La bollicina del prosecco arriva a stimolarti un attimo di più la tua salivazione per portarti quell'attimo di freschezza che potrebbe mancare alla seppia che ha appena abbandonato la laguna. Seppie in stripes.